di fare a tutta la comunità cristiana. Dobbiamo ricordare questo, che dall'alto della croce il Signore ha affidato l'umanità nella persona di Giovanni l'Evangelista alla Beata Vergine Maria, figlio ecco tua madre. E noi ora recepiamo e leviamo al cielo questo atto di consacrazione, sentendoci figli che chiedono e sentono il bisogno della protezione della madre. Tante volte nella Eucaristia noi sentiamo chiedere il dono della pace, e la pace il Signore ce l'ha conquistata sulla croce. Quindi così, guardando al crocifisso, guardando al cuore immacolato di Maria, eleviamo questa preghiera al Padre, chiedendo per tutta l'umanità il dono della croce. Chi può, è bene che lo reciti in ginocchio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi in quest'ora di tribolazione ricordiamo a te. Tu sei Madre che ci dai e ci conosci. Niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sprofittato la tua provvidenza e tenerezza, la tua presenza che ti porta la pace, perché tu sei figlio di Gesù, principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la tua via della pace, abbiamo dimenticato la lezione che precede del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nel guerra. Abbiamo disatteso gli impegni presi con la comunità della nazione e stiamo contenti il sogno di pace del popolo e l'esperanza del giorno. Ci siamo ammalati di attività, ci siamo rinchiusi di interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inanellire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare la cristianità, soffrire le vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo solo per il nostro prossimo e per la stessa scala sicura. Abbiamo dominato con la guerra ciò che viene dalla terra, abbiamo finito con il peccato, il cuore e l'anima nostra che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi, e con perdono agiamo per la nostra Signora, nella miseria privata, per la nostra fratellanza accettata, nel disegno di limitare la mano della guerra. Tu mandi santa il corpo che Dio non ci ha dato, ma continua a guardarci con amore, desideroso. Tu sai come sciogliere i tuoi limiti e
Signora di Fatima. Prego.